sei su voci.fm. Favola il burbero. Il piccolo folletto Jess abitava in una casa fungo vicino alla bottega di un troll che creava oggetti con il legno. Jess adorava tutte quelle fantastiche creazioni e ogni volta che passava davanti alla bottega si incantava a osservare grandi coppe, sedie e vasi, tutti fatti lavorando il legno. Un giorno il piccolo Jess andò da sua mamma, la fatta fragola, e le disse: «Mamma, vorrei andare nella bottega del troll per imparare a creare oggetti con il legno». «Ma certamente, piccolo mio». Qualche giorno dopo iniziò a frequentare la bottega del troll, che immediatamente gli aveva detto: «Io non ho tempo da perdere con te. Tu sei qui solo perché mi ha chiesto un favore la tua mamma, per cui guarda e impara». Il folletto era così felice che quasi non si accorse di quanto il troll fosse stato burbero scortese. Iniziò a osservare ogni minimo gesto e ogni dettaglio del suo lavoro. Dopo qualche giorno, mentre il troll stava creando una barchetta, decise di imitare i suoi gesti. Il troll immediatamente disse: «Lo vedi, non sei capace». Il piccolo Jess non si perse d'animo. Con perseveranza continuò ad andare nella bottega del troll. Un giorno, mentre il troll stava creando un bellissimo burattino, il folletto decise di imitarlo e iniziò anche lui a intagliare la testa del burattino. Aveva quasi terminato la sola testa dopo più di 2 ore ed era stremato, ma non ce la faceva più. E il troll: «Non vedi che non riesci? Ma lascia perdere!» A questo punto fu davvero troppo per lui e andò a casa da mamma fatta fragola, piangendo disperatamente, dicendo che non sarebbe mai più andato nella bottega del troll. Mamma fatta lo abbracciò forte e gli disse: «Quando ero una piccola fata non sapevo fare le magie e per quanto mi sforzassi proprio non ci riuscivo. Una piccola streghetta mi ripeteva: "Non sei capace!" Ero sconfortata e piangevo. Quando il grande albero che stava sopra la mia casa fungo mi chiese: "Perché piangi? Tu sei la fatina che tutti i giorni cerca di farmi cadere tutte le foglie con la sua magia. Ne ho viste tante di fatine come te che hanno provato e riprovato a fare le loro magie. Poi improvvisamente un giorno ci riuscivano. Continua con i tuoi tentativi, piccola". E fu così che un mattino, qualche giorno più tardi, feci cadere tutte le foglie del grande albero con la mia magia e dissi: "Scusa, grande albero". E lui, sorridendo, rispose: "Non preoccuparti, le foglie ricresceranno". E da allora feci tutte le magie del mondo. Il piccolo folletto, sorridendo, disse: "Mamma, domani tornerò alla bottega del troll". E così fece. Quel giorno il troll aveva iniziato a creare una bella sedia. Jess iniziò a imitarlo e questa volta la sedia riuscì a farla anche lui. E il troll non disse nulla. Da quel giorno divenne sempre più bravo e molto presto ebbe una bottega tutta sua. Era felice e contento. E molti anni dopo, quando qualcuno gli chiedeva da chi avesse imparato a intagliare il legno così bene, lui rispondeva: "Mi hanno insegnato tutto un grande albero e la mia mamma". Voci.fm, il sito delle voci.